voci di corridoio dicono che uscendo dallo stadio ha dei tifosi barra giornalisti, non ho capito bene se fossero tifosi o giornalisti napoletani, che hanno detto: mister, c'è stata tanta sfortuna oggi, avresti detto questa non è sfortuna. Che dobbiamo andare a tirare fuori ogni cosa e sempre vedere il lato più, come dire, becero, più oscuro di, io credo che non sia costruttivo per nessuno, non sia veramente costruttivo per nessuno. A volte si riesce ad estrapolare da un contesto una singola frase e poi manipolarla a seconda di quello che è il tornaconto. Non c'è stata assolutamente niente di, ripeto, di polemico, ci sono delle valutazioni che io ho fatto in merito anche a quello che può essere a volte la prova di un arbitro che, come tutti quanti noi, sbaglia e fa degli errori che chiaramente a volte ti condannano in maniera anche pesante, però si ferma tutto lì e non c'è niente di più. Allora chiudiamo, vediamo con un sorriso i fischietti e la pagnolata annunciati dai tifosi. Speriamo, mi metterò lì e per un momento guarderò anche questa nuova coreografia, se vogliamo essere così, perché è una cosa un po' nuova, però rimango 90 minuti che lo dobbiamo disputare contro la Fiorentina e sono 90 minuti nei quali per noi è veramente importante cercare assolutamente di ripetere una prestazione come è stata quella, quantomeno come quella fatta con il Napoli, e i tre punti in palio sono veramente importantissimi per noi e per quanto riguarda noi i ragazzi non vogliono altrettanto come sottoscritto disperdere energie inutilmente su cose che non possono cambiare ormai nulla, quindi riversiamo tutte le energie nei 90 minuti della gara cercando di fare un risultato che per noi è assolutamente importante in questo momento, perché la classifica è una classifica che non ci può far pensare diversamente. Questo è soltanto quello che tengo. Proprio restando alla partita, le chiedo qualcosa sulle sue decisioni: si andrà verso un dosaggio delle forze, un turnover? Ho vista l'importanza della partita, insomma, la formazione che dà più garanzie. Le chiedo sotto questo profilo anche le possibilità di recupero di Floccari e Gomez. No, direi che per quanto riguarda Floccari le possibilità sono risicate, veramente poche. Allora abbiamo praticamente ieri fatto poco o nulla ed è oggi la giornata focale, a cui adesso lo facciamo tra mezz'ora, farò un po' di valutazione proprio sul profilo strettamente fisico, c'è qualche giocatore che ha qualche botta e quindi non è al meglio, e dopo l'allenamento avrò le idee sicuramente più chiare in vista poi del piccolo lavoro di rifinitura che faremo domattina. Voglio giocatori che stiano bene, credo che anche coloro che sono subentrati domenica hanno fatto un ingresso positivo e questo è uno degli aspetti che mi piace rimarcare e sottolineare, perché è estremamente importante. Io credo che i giocatori che entrano danno un po' il termometro di quello che è lo stato di salute di una squadra, e questo dimostra che possono anche essere interpreti all'inizio. Nella Fiorentina mancherà Jovetic, però è una squadra che ha comunque qualità, una squadra il cui campionato è stato contrassegnato da tantissimi alti e bassi quest'anno. È una squadra che ha fatto un ottimo risultato domenica, soffrendo nel momento in cui c'era da soffrire, poi andando a vincere una partita importante per loro. È chiaro che vorranno dare continuità e noi vogliamo un attimo invertire la tendenza che è stata nella gara di domenica dal punto di vista del risultato. Quindi è una bella partita, bella tosta, e ci giochiamo tutte e due le nostre carte e vedremo poi come andrà. Si può dire che questo, da quando è arrivato a Parma, è il periodo forse più difficile
sia nella sua esperienza qua a Parma, sia per quello che è successo, ma anche insomma per questa serie di infortuni, insomma, di giocatori che non stanno tanto bene. Bah, sì, magari possiamo dire che c'è una concomitanza di situazioni che non rendono ottimale il momento, però io l'ho detto anche ai ragazzi ieri, ero più arrabbiato, arrabbiato, la parola giusta, dopo la partita di Genoa, piuttosto che quella di domenica contro il Napoli, pur avendo raccolto un punto là e qui invece zero punti. Quindi non è un modo mio di sdrammatizzare nulla, ma è soltanto perché quello che loro mi hanno dimostrato equivale a ciò che sto dicendo. E poi ci sono momenti della stagione dove tu sei un po' più in emergenza, sei un po' più in difficoltà per tutta una serie di motivi, ma è qui che si vede veramente lo spessore. Quindi con grande serenità, credo che ci sia veramente grande convinzione, stia aumentando questa convinzione in noi stessi, e questo mi aspetto che poi si traduca ancora una volta domani in campo. Ho capito male o lei è anche un po' preoccupato per la classifica, insomma, per il momento? No, sto guardando la classifica, anche se i punti sono quelli, insomma, bisogna guardare avanti, bisogna guardarsi indietro, però so che non, guardandola sia in positivo che in negativo non cambia nulla, lo stato di fatto è quello, quindi noi abbiamo 3 punti in palio domani e sappiamo che 3 punti vogliono dire veramente molto, perché con 3 punti in classifica domani sapete bene voi dove si può arrivare a livello di posizione, riagganciando squadre, rimettendosi, quindi questo deve essere il nostro obiettivo, ripeto, con grande serenità, con grande convinzione. Parlando di attacco e di fantasia, no? È sembrato che Okaka sia uno di quei giocatori che fisicamente abbia bisogno di giocare con continuità per dare il meglio, no? Visto che era la prima partita, se non sbaglio, che giocava dall'inizio col Parma. E mi è sembrato anche che la fantasia di Marquez, riscoperto in un forse gioco forza, anche per le assenze e così, abbia, non so, in una sorta di 20 minuti finali, visto anche la condizione fisica, possa essere un'altra arma che nell'emergenza. Sì, sì, ma io mi auguro che non sia solo nell'emergenza, in tutta sincerità. Credo che Marquez sia un giocatore di assoluto spessore, è un giocatore che ha attraversato, sapete bene, meglio voi di me, un periodo complicato, anche recentemente è stato via un po' di giorni perché ha avuto problemi anche familiari con una mamma che non stava bene, quindi dal punto di vista anche della condizione non è chiaramente al meglio, però è un giocatore del Parma, un giocatore che al Parma è costato anche diversi soldi e quindi è stato un investimento. Io credo che poterlo rivalutare e avere la possibilità di sfruttare le sue qualità sia assolutamente un nostro dovere, è chiaro che ci vuole anche il suo aiuto, io mi auguro di poterci contare, adesso fisicamente anche lui dopo la partita ha avuto qualche problemino fisico, infatti anche oggi credo che si alleni un po' a mezzo servizio e lo valuteremo meglio domani mattina, non è indubbiamente nella condizione fisica ottimale, però un giocatore che se sta bene veramente